Buonasera a tutti ragazzi, anzi ribuonasera perché noi vi abbiamo tenuto compagnia per 2 ore, quindi riniziamo dal post partita. Abbiamo l'ingresso di Omar, il nostro fedele abbonato. Ciao Omar. Ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao, ciao Ciao. Omar. Oh, ciao, grazie per essere qui con noi. Ovviamente c'è Franzo, ci Ciao ragazzi. sono sia Antonello che Kino. Antonello si è messo in posizione comoda, quindi a breve ci farà anche un'analisi della partita. Allora, Omer, iniziamo subito da te. Ovviamente dopo una vittoria di 6 a 1 è un po' difficile, no? Fare un'analisi perché alla fine più di così non potevamo volere. Dimmi un po' come hai visto la No, no. Juve, se soprattutto i giovani ti sono piaciuti. Beh, sì, beh, cioè, beh, stasera è stata una serata un po' di festa. Infatti, bisogna fare anche un po' la tara rispetto al fatto degli avversari che sono una squadra un po' in difficoltà e avevano, come dire, la squadra B addirittura. Quindi, insomma, è giusto essere entusiasti, è giusto godersi questo bel risultato, è giusto anche fare un minimo la tara perché l'avversario era quello che era, però abbiamo visto delle belle cose. Cioè, io sono contento di come ho visto entrare i ragazzi, sicuramente. Anche Weah, lo stesso Weah che ha fatto gol, comunque sono contento anche per lui. E, come dire, ci siamo complicati la vita subito all'inizio, ma bene così, nel senso che abbiamo anche dimostrato di saperla recuperare in fretta. Che era una cosa che non succedeva da tantissimo tempo che la Juve andasse in svantaggio. Per cui, quando abbiamo preso gol, mi sono chiesto, boh, adesso come reagiremo? E abbiamo reagito molto bene. Appunto, sempre prendendo in considerazione il fatto Diciamo che che. quello, Omar, è stato un gol proprio di disattenzione, no? Perché si è visto proprio al primo minuto, la squadra era ancora un po' nello È stato un destabilizzata. regalo. Sì, no, ma certo, ma quello senz'altro. Però abbiamo reagito bene, abbiamo giocato bene, cioè meglio di così non si poteva fare. Poi, appunto, ovviamente, ribadisco per l'ennesima volta, l'avversario era quello che era, ma intanto comunque lo devi battere, devi giocare bene, devi fare gol. Ne abbiamo fatti tanti, bene così. Adesso vediamo quando li rincontriamo fra qualche giorno. Ecco, esatto. Antonello, vai Anto, ti stanno un po'. È sparito Antonello. Abbiamo Aspettate che perso sta tutto. rientrando, scusate, ma è collegato dal Trentino, quindi Mi magari sentite? nell'hotel ha una connessione un po' scarsa. Un Mi attimo. sentite? Adesso ti sentiamo bene, sì. Vai Anto. Innanzitutto la prestazione di questo grandissimo ragazzo che ha fatto una bellezza unica. Mi fa Rientra e domande. riesci, Anto, aspetta, rientra e riesci. Ok. Kino, vai. Beh, parlando della partita, è stata 6 gol, ragazzi. Da quant'è che non vedevamo una Juve così spumeggiante? Anche se, comunque, giustamente, come diceva Omar, questo risultato va tarato anche in base all'avversario. E domenica non sarà così facile, anzi, domenica ho paura che torneremo a soffrire per portare a casa i 3 punti. Senti, Antonello, adesso ti senti? Dove eri No, prima forse. si sentiva benissimo, Anto. Dove eri durante la live? Prova ad andare in quella zona. Parla un attimo, Anto. No, non ci sentiamo. Vai, Niente. Chino, scusami, continua. No, dicevo che domenica sarà una partita diversa, però oggi era importante passare il turno. Adesso abbiamo il Frosinone, quarti di finale, e in Coppa Italia non ci sono più Inter e Napoli, quindi diciamo che siamo i favoriti, forse sì, per vincere questo trofeo, per riportare a casa la Coppa Italia, che è un obiettivo. Comunque, se hai solo due competizioni, la Coppa Italia è un obiettivo importante perché vincere aiuta a vincere, alzare un trofeo quest'anno non sarebbe male. E comunque, grande Juve, era anche da mettere. Siamo andati in svantaggio dopo 2 minuti. La Juve quest'anno, come dicevamo prima anche in live, Mary era andata in svantaggio solo 2 volte: col Bologna, che eravamo riusciti a pareggiare, col Sassuolo che abbiamo perso. Quindi era anche un test per noi andare in svantaggio e riuscire a recuperare questa partita. È stata un'ottima Juve.
Poi dopo parleremo anche dei singoli, che c'è stato qualcuno che ha giocato benissimo, qualcuno un po' meno, però giusto così, ci portiamo a casa questo quarto di finale. Giovedì prossimo giocheremo col Frosinone e ci giocheremo la semifinale, poi giocheremo contro, se passiamo, contro una delle due romane. Sì. Anto, ci sei adesso? Mi Ci sa di sono, sì. ci sono. Vai. Breve Allora, analisi sulla partita di questa sera. quattro cose che mi vengono in mente. La prima, sono molto, molto, molto ancora arrabbiato con l'arbitro di Genova. Perché se pensate che quello ha rischiato di far finire la carriera a un talento del genere, Sì. Vero. quella è una cosa di una gravità unica, secondo me. Cioè, una roba del genere. Tra l'altro, da un esempio, cioè, se tu neanche il VAR in quella situazione interviene e dà 3 giornate al giocatore, vuol dire che tu puoi farlo impunemente. E lo sapete perché è stato fatto questo? Perché era un giocatore giovane. Io lo so come funziona la testa degli arbitri. Se era, non dico Totti o Del Piero, ma Rabiot, dico perché c'è un giocatore che ha un peso, sarebbe stata diversa la decisione. E questa è una cosa gravissima. Noi addirittura abbiamo degli arbitri che non tutelano i giovani. Anzi, alla prima mezza protesta li ammoniscono perché come ti permetti tu sei giovane, no? Questa è la Sì. prima cosa che voglio dire. La seconda cosa riguardo la partita, abbiamo scoperto, come dicevo anche in live, che si può andare sotto e rimontare perché è una cosa rara per la Juventus. Abbiamo scoperto che anche sul 2-1, sul 3-1, sul 4-1 si può continuare ad attaccare. E non ci si deve chiudere in difesa per mantenere il vantaggio acquisito. Terza cosa, abbiamo scoperto che abbiamo una squadra di giovani talmente forte che ve lo dico io, se questa squadra fosse solo di giovani, questi arrivano quarto o quinto posto, cioè se la giocano con la Lazio e con la Roma. Solo i giovani. Omar, sei d'accordo su questa? Questo è per ribattere chi a inizio campionato diceva che la squadra era una squadra da quinto, sesto, settimo posto e era un miracolo se si arrivava, se la compagine di Allegri fosse arrivata al quarto posto. Ultima notazione, visto che abbiamo dei giovani così bravi, perché sono tanti ormai quelli bravi, ci sta uno che è in particolare sopra gli altri, no? Ma anche Nicolussi Caviglia, devo dire. Che secondo me No, no, in gamba. A me piace scusa molto, Nicolussi, Antonio. no, scusa Nicolussi, ho detto è cambiato, Cambiaso. Ma vedi che anche Cambiasso, Nicolussi, ragazzi, ma anche Nicolussi, interessante. però Cambiasso Ma ha cambiato il beh, livello superiore, però, eh. sì, Cambiasso è Cambiasso e avanti, Ildiz diciamo. sono i due che mi piacciono più. Oltretutto io adoro i giocatori ambidestri, quindi c'è cioè quelli che stanno a destra e con sinistra perché tanti giocatori, soprattutto i mancini, con l'altro piede non fanno niente. Vedi uno di questi è Alessandro, che ormai è prevedibile perché fa sempre lo stesso dribbling perché sa fare solo quello. Dobbiamo questi giovani valorizzarli, preservarli, fare quello che hanno fatto tante altre squadre che li hanno fatti giocare tanto, tanto. Allora, secondo me, una squadra come la Juve, soprattutto in partite in casa, come possono essere partite con squadrette, deve cercare il primo tempo di andare subito 2-0 e far esordire altri di questi giocatori. E non quelli che non hanno mai potuto esordire, perché capisco che Allegri si fidi di più degli anziani, degli esperti, però se stai sull'1-0 è ovvio che tu non puoi far esordire. Se stai sul 3-0, sì. Quindi anche in questo è importante avere una squadra che produce più gol. Ok? Poi, detto questo, l'ultima annotazione è che questo passaggio di turno è quasi arrivare a una semifinale, perché non mi direte che la Juventus non può battere agevolmente in casa il Frosinone. Sì. Omar, volevo sentire la tua sui giovani, nel senso, sei d'accordo con Antonello su quanto ha detto che si può arrivare tranquillamente al quarto posto solo con i giovani? Solo con i giovani, adesso
proprio 11 giovani non credo, però quelli che abbiamo, farli giocare, sì, sicuramente, sono cioè stanno dimostrando di essere bravi, ma secondo me in questo bisogna anche un po', come dire, riconoscere il fatto che stanno giocando quelli che devono giocare, qualcuno poi ogni tanto lo mettiamo a riposo e poi ritorna, cioè tipo Miretti che poi torna e fa una buona prestazione oggi. Tutti eravamo ansiosi di vedere Ealing, secondo me Ealing è stato l'unico un po' deludente oggi, se posso dire la verità, però anche lui, cioè la prima che gioca da titolare, è una seconda e terza e quarta possibilità, ai giovani va data, cioè non va bocciato. Forse ci aiuta a rimettere in prospettiva il fatto di dire come mai Allegri non lo faceva giocare tanto, no? Cioè, quindi, sono, e infatti sono... l'abbiamo detto in live alla fine, ecco, l'abbiamo anche detto noi, che evidentemente forse Allegri aveva ragione nel non farlo giocare, no? Se poi abbiamo visto, anche se non è giusto, perché magari, come hai detto te, ha giocato solamente la prima da titolare, quindi per bravo che sia un ragazzo, comunque è un ragazzo, quindi l'emozione la sente, lo stadio di casa non era proprio pienissimo, ma c'era tanta gente comunque stasera, è comunque un appuntamento da dentro fuori. Poi è vero, cioè io sentivo quello che diceva ma no, ci sono 40.000 persone. Ah, ecco, sì, beh, io ho visto qualche buco così, ma non ho idea di quante fossero le persone. Sì, mi sembra che ce ne fossero di più. Comunque ce n'erano. Non mi ricordo il numero appunto dei presenti, perché non è che non me lo ricordi, non lo so, però ho visto qualche buchino, ma c'era abbastanza gente, quindi appunto un po' di emozione normale e delle possibilità, delle chance a questo ragazzo che aveva già dimostrato di avere un po' di talento e di avere dei numeri, vanno date probabilmente al momento giusto, e stasera era uno di quei momenti giusti. Quello che diceva Antonello appunto rispetto al fatto di dire quando si va in vantaggio bisogna, cioè abbiamo dimostrato che possiamo attaccare ancora e farne altri, sì, e non è detto che ci sia, cioè dipende anche da che avversario hai di fronte, no? Nel senso che questi qua obiettivamente erano degli avversari abbastanza docili, già la Salernitana fra 4 giorni secondo me sarà un'altra cosa, sarà sì. Un'altra cosa. Assolutamente. Franz, sei d'accordo che la Salernitana sarà un'altra cosa in campionato? Sì, ma perché avrà chiaramente un atteggiamento, si giocherà tutto un altro, ci sarà la posta in palio sarà completamente diversa, perché la Salernitana deve giocare per salvarsi. La Coppa Italia sì, la giochi anche in maniera un po' più allegra, diciamo, come atteggiamento sarà sicuramente diversa, non vorrà perdere, questo è sicuro, troveremo una Salernitana diversa, anche con uomini diversi. È anche vero che tu andrai con l'11 tipo, e anche la Juve avrà un atteggiamento diverso, vedrete. Oggi ho visto una Juve che su 90 minuti ne ha fatti 75 nella... Anche intendi un po' più attendista, Franz? Dici un po' più attendista? No, la Juve sarà più compatta, cioè in che senso? Sarà più bassa, non è che si difenderà e aspetterà la Salernitana, però credo che sarà un po' più attenta, perché Allegri lo conosciamo, no? Anzi, lui in queste partite è molto scaltro e fa fare il primo passo agli altri. Spesso e volentieri lui le affronta così, le squadre piccole. Però in effetti abbiamo dovremmo seguire questa scia, no, di oggi, e capire che se giochiamo siamo pericolosi, insomma. Assolutamente sì. Positivi. Luca, un po' dimmi un po' te, vabbè, l'abbiamo vista in diretta, però per chi non ci ascoltava, una breve analisi sulla gara. Secondo te incontreremo un'altra Salernitana domenica? Sì, ovviamente è un'altra partita, anche perché la Salernitana sappiamo che ha delle esigenze importanti di classifica e gioca con il dente avvelenato proprio per motivi semplicemente di punti, oltre al fatto che questo 6-1 può pesare dal punto di vista psicologico, assolutamente, perché per quanto Inzaghi si sia affidato a delle alternative probabilmente, è ovvio che comunque parliamo di un punteggio comunque molto rotondo. E io ho visto veramente molto in difficoltà i primi, cioè il gol
credo che paradossalmente il gol subito è stato è andato fondamentalmente a favore della Juventus, che ha permesso poi alla Juve, a Juve di alzare il baricentro e di giocare per fare più gol, come diceva prima Antonello. Quindi io credo che sarà una partita diversa sicuramente a Salerno, però la Juventus deve sfruttare questa scia di cercare comunque di ottenere questi tre punti, e sicuramente il morale è alto, con dei giovani che danno delle risposte importanti, e quindi quando hai un Ildiz che comunque ti inventa la giocata da fermo praticamente, quando hai anche un Cambiaso e un Weah, comunque sono giocatori che fondamentalmente sono importanti, anche perché le fasce, sappiamo, del 3-5-2 sono molto importanti come ruolo, è ovvio che vai a Salerno con una mentalità o comunque con una sicurezza diversa rispetto a quella che può essere appunto una partita un po' più deludente. Io oggi ho vista veramente con una mentalità diversa e molto più propositiva, con voglia di vincere, e sono sicuro che come diceva anche prima, parlando anche con Trello prima durante la partita, la Coppa Italia è l'obiettivo per la Juventus, e poi c'è il fattore Champions League, che rimane ovviamente importantissimo, fondamentale dal punto di vista economico, ma la Coppa Italia è l'obiettivo concreto, quindi devi giocare per vincere. Ma da domenica dobbiamo fare i punti, perché dobbiamo mettere altri fiori in cascina in previsione di una seconda parte di stagione dove dovremmo sfruttare qualsiasi passo falso dell'Inter. Magari ce l'avrà. Ho sentito l'intervista di Allegri, mi sono allontanato, sì, da voi. Vai pure, Anto, cosa ha detto? Ma diciamo, a parte le solite supercazzole, queste purtroppo. No, ma queste di tutti gli allenatori, cioè che dicono, sì, non dicono niente. No, non dicono mai quello che pensano davvero. Ravanelli gli ha fatto una domanda, gli ha detto, dice, ma visto questo Ildiz, non si potrà cercare di giocare a tre punte? Quello che volevo chiedervi anch'io. Offensivi. Ha svicolato, ha detto magari in qualche situazione, eccetera, eccetera. Ora io ricordo, e lo ricorderete anche voi, che i primi anni di Lippi noi abbiamo giocato a tre punte. Perché? Perché avevamo tre punte. Una, diciamo, di una certa età, che era Vialli. Ma Vialli la gente non è mai mancata. Ma gli altri due erano un giovane Del Piero e un Ravanelli giovane, diciamo, comunque non 26 anni, non ancora esploso, soprattutto, che avevano quella grinta. Ora, secondo me, a questi giovani si può chiedere questo. Cioè, mentre, faccio esempio, a Higuain tu non gli puoi chiedere di rientrare, perché era Higuain. A Ronaldo non gli puoi chiedere, a questi sì. Allora oggi tu puoi pensare a un modulo diverso per giocare col 4-3-3 o con il 3-4-3 o con il 3-4-1-2 qualcosa. Questa è secondo me è una riflessione che Allegri dovrebbe fare, per dare una svolta anche alla stagione in alcune partite dove noi osiamo poco. E penso per esempio anche alla partita con l'Inter. La partita con l'Inter, dopo il pareggio dell'Inter, noi siamo morti, anche loro. Ma noi che giocavamo in casa non abbiamo più fatto niente. Ora, oggi è difficile far star fuori un giocatore come questo Ildiz, ragazzi. Oggi ha fatto un gol, delle cose bellissime. Sì. Ha fatto quasi due di gol, insomma. Ha fatto uno e mezzo. Ma infatti, Anto, aspetta un attimo, volevo chiedervi, ma secondo voi adesso, no, come si fa a lasciare in panchina Ildiz? Vado da Kino e poi vado da Omar. Vai, Kino. Adesso sta mettendo in difficoltà Allegri. È quello che deve fare comunque un giocatore, no? Quando gioca poco, sfruttare le occasioni. Lui lo sta facendo alla grande. Questo ragazzo si vede che ha qualcosa in più, ha un controllo sempre orientato, perfetto. Quando riceve la palla sa già cosa fare, e si vede che ha qualcosa Giallo. In più. Ciao Giallo, ciao. Buonasera, mi sentite? Buonasera, benissimo. Sì. Benissimo. Vai Kino. No, è come sarebbe bello vedere due trequartisti, diciamo, comunque due giocatori dietro a fianco di Vlahovic, che formano un attacco a tre. Però secondo me Allegri non cambierà ancora quest'anno. Secondo me sarà l'unico anno di Allegri dove partiremo con un modulo e finiremo con quello, perché tutti gli altri anni è sempre cambiato. Quest'anno non credo lo faccia, però in corsa, quando siamo sotto oppure quando siamo
in parità gli ultimi 20 minuti, sai comunque che dalla panchina hai un giocatore che è affidabilissimo e può segnare in qualsiasi momento. Anche oggi ha fatto un gol, tra l'altro, diciamo, simile a quello. Purtroppo, con questa esplosione di Ibiza abbiamo un attacco che è quasi troppo affollato. Bravo, bravo Antonello, la Juve. Mi diceva che la Juve c'è una festa che gli Angelini, sì, in montagna, in montagna. No, non ho capito che dice. Anto, sposta no, questi ragazzini, Anto, per favore. E come faccio? Anto, c'è una festa a casa tua, Anto? No, sto nella hall dell'hotel in montagna, non è che posso. Ah, ok. Scherzo, eh. Però adesso vi lascio, dai, vi lascio così non vi disturbo più. Però cioè, secondo me a questo punto noi abbiamo una squadra che ha veramente tante scelte davanti, tantissime, con Rugani che è riesploso, Gatti che è esploso, abbiamo delle scelte anche dietro di fatto. In attacco per giocare una volta a settimana ne è veramente troppe, qualcuno non entra neanche, uno non entra neanche durante la partita perché nei cinque il primo cambio lo fa il 70esimo. E con l'esplosione di McKennie abbiamo anche abbondato il centrocampo. Quindi chi diceva all'inizio dell'anno che questa rosa era quella, uno schifo, il settimo posto, non aveva fiducia. Andiamo un attimo Anto da Omar. Omar, stavamo parlando di Yıldız, no? Sì. Sarà difficile lasciarlo in panchina ora come ora. Però la Juventus non può privarsi neanche di Vlahovic, neanche di Chiesa, quindi trovare una soluzione per i tre sarebbe importante. Al momento sembra che Yıldız e Chiesa siano alternativi, e quindi o gioca uno o gioca l'altro, se devo dire ad oggi anche Chiesa, insomma, si è mosso bene, sempre con il suo pizzo, testa bassa, cosa, però si è mosso, ha fatto, ha messo i palloni in mezzo dei gol, quindi bella prestazione di Chiesa. Però secondo me, se devo dire oggi, non escludo che Allegri preferisca Yıldız a Chiesa, cioè non... Però gran primo tempo di Chiesa. Gran primo tempo, come si diceva prima, con le debite proporzioni rispetto al fatto che, cioè, c'era proprio una categoria di differenza, cioè con questi avversari qui veramente Chiesa buttava avanti la palla e gli dava un metro sui primi tre, e quindi per come gioca lui è molto più facile, no? Così a giocare così a con quel vantaggio fisico, no? Quindi attendo una prova del 9 in particolare per lui, cioè su altri magari no, perché poi sai, il gol di Yıldız è bello, il gol di Weah è bello, gli danno spazio per calciare, però intanto la mette lì, insomma, e sono tante cose. Però appunto dico, secondo me Allegri, quando gli fanno quella domanda, glissa sempre, dice ma sì, si può fare tutto, però, e quindi secondo me non lo fa. E oggi come oggi non sono sicuro, se dovesse giocarsi la partita decisiva, che sceglierebbe Chiesa rispetto a Yıldız. Non ne sono così sicuro dopo le ultime tre o quattro prestazioni, perché fino a un mese fa ovviamente non c'era dubbio, adesso ci sta sorprendendo sto ragazzo, e magari sta sorprendendo un po' anche lui, nel senso che si aspettava, l'ha sempre detto che era bravo, no? Però sai, un impatto così giocando da titolare o anche subentrando, non so, io non me lo aspettavo sinceramente, per quanto avessi sentito che era bravo o cosa. Assolutamente sì. Giallo, eccoci. Però, sì. Vai, vai. No, però c'è per esempio il buon Giorgio, Joshua, che dice ad oggi Chiesa la giocata tenta di farla, Yıldız la fa. Non è proprio così. No, dai. Yıldız la fa. Il primo gol Chiesa ha fatto una giocata, ragazzi. No, Chiesa oggi, ragazzi. Oggi la Juve ha vinto grazie a Chiesa. Oh. Fatto un primo tempo. Poi dopo il 3-1 non è stata più un'altra partita. C'è stata una bella esibizione contro una squadra ormai che era finita, e diciamo noi abbiamo fatto bene ad attaccare, a fare altri gol, però il cuore della partita è stato il primo, cioè il gol del pareggio, il secondo gol e poi dopo anche il terzo, e Chiesa oggi ha fornito secondo me una grandissima oggi prestazione. Ha fatto un'ottima gara, dai, oggi ha fatto una grande gara, quindi diciamo il discorso. Non lo so, per quanto riguarda il fatto di giocare uno l'altro, secondo me giocherà a Chiesa,
e Ildiz entra, questa è però una mia previsione personale, posso sbagliarmi assolutamente, e entrerà Ildiz, diciamo, a partita in corso o a volte, diciamo, cercando un po' di sostituirlo. Per quanto riguarda il 4-3-3, che sarebbe, o il 4-2-3-1, che sarebbero i moduli che potrebbero farci vedere Chiesa e Ildiz insieme, secondo me Allegri li sta provando, però da qui a farli ci vuole un po', e ci vogliono anche delle situazioni, come posso dire, che riguardano un po' le prestazioni, che riguardano i risultati, perché poi lo faccia veramente. Se vi ricordate quando lui fece il 4-2-3-1 contro la Lazio nella famosa partita del 2017, lui fu un po', come dire, costretto a farlo, perché altrimenti non lo so se l'avrebbe fatto, questo voglio dire. Però lì era anche una Juve che era forte, era in testa tra il primo e il secondo posto in campionato, però non aveva ancora trovato il ruolo a Pjanic, non aveva ancora trovato un'identità con la Juve. Ogni tanto Pjanic veniva schierato trequartista, ogni tanto mezzala. Secondo me giocherà a tre, sempre. Cioè, lui può giocare anche con i tre davanti, però dietro lui quest'anno il terzo difensore non lo toglie. Cioè, è più facile che giochi con un 3-4-3 ibrido, no? Con McKennie a destra, Cambiasso a sinistra, Locatelli e Rabiot al centro e i tre davanti. Cioè, lui quella base credo che non voglia quest'anno snaturarla, perché ha trovato equilibrio, riesce a difendersi a 5+1, 5+2, che gli hanno dato garanzie. Mary, Francesco ha colpito il segno, sì. Diciamo del ragionamento di Allegri. Allegri non parte nessun ragionamento dall'attacco, ma parte dalla difesa. Mette a posto la difesa. E poi si parla di attacco, perché la difesa per Allegri è veramente la parte della squadra, il settore, la situazione che deve essere il mio lavoro. Mi sono immedesimato, no? Ho detto sì, è il mio campo, mi sono immedesimato. Problema... Mi ho avuto cioè si pensa sempre da dietro, non a difendere, ma capire da dietro come si può iniziare. E lui questa base che ha creato quest'anno non la toglie. Quindi si deve fidare di quello che potrebbe andare a fare il compagno di centrali di Bremer, perché uno ce l'abbiamo ed è Bremer, ok? Certo. Anche su Bremer qualche dubbio quando si gioca a 4 ce l'ha. Comunque, mettiamo che adesso Bremer sta giocando bene, Mary, no? Sta andando molto bene. Lui è il titolare. Quindi... Direi, quest'anno proprio, a parte anche l'anno scorso, però... Quest'anno vabbè, lui è il titolare, è il più titolare di tutti. Chi ci mette accanto? Danilo, Rugani o Gatti? Io metto, sì. Guarda Giallo, l'ho detto prima in live. Rugani, io l'ho detto prima in live, magari tanti ovviamente la penseranno così, ma io in questo momento metterei più Rugani che Danilo. A me Danilo non mi sta piacendo ultimamente, sinceramente. Anche perché è un'ipotetica difesa 4, dove Bremer deve giocare sul centro-destra, e l'unico che sa giocare sul centro-sinistra di questi è Rugani, perché Gatti è un centro-destra anche lui, sì. Invece Rugani in carriera ci ha giocato nel centro-sinistra. Per me rimane a 3. Purtroppo sì. Secondo me rimane a 3. Questo non lo cambia, però... Secondo me quando la partita non si sblocca, oppure quando sei sotto, invece che mettere su Ildiz gli ultimi 3 minuti come era stato prima di Frosinone, può fare veramente 20-25 minuti con un attacco composto da Chiesa, Ildiz e Vlahovic, con gli avversari ancora un po' più stanchi, e può diventare veramente un cambio che ti spacca la partita. Però è la stessa cosa che ha detto Allegri in conferenza, ha detto che diventerà un cambio importante, ha detto così Allegri. No, dicevo però... Pensate a questo anche, Chiesa adesso, diciamo, è un destro che porta palla dentro, sa giocare anche a destra largo, e Ildiz è uno che gioca a sinistra e viene dentro al campo, lui gioca così. Nel 3-4-3 l'esterno, l'attaccante destro, chiamiamolo così, no? Quindi l'attacco non deve essere uno che gioca troppo in ampiezza, perché giocando base 3 hai due esterni centrocampo che giocano molto già larghi, quindi bisognerebbe trovare anche un equilibrio nel far giocare insieme Chiesa e Ildiz, perché sono molto simili come caratteristiche e esprimono il meglio giocando da sinistra verso il centro, quindi insomma, le cose da sistemare sono più di una. Sì, però io, scusa Mary, posso? Vai Giallo, ci mancherebbe, anzi.
Io ho parlato troppo. Allora, per prima cosa, no, perché oggi sappiatelo che anche se io ho condotto e conduco ogni tanto il post, ma oggi la padrona di casa è Mary, quindi tutti zitti e dietro a quello che dice Mary. Comunque, detto questo... Ti concedo un po'... live. Io parto molto da quello che dicono i nostri ascoltatori a cui noi vogliamo bene, no? Allora, il primo è Davide, so che ci dice che noi abbiamo delle facce da funerale. Allora, prima ma cosa, non è vero, assolutamente. Seconda cosa, Davide, so. Allora, noi diciamo, che ci dobbiamo mettere a fare? I balletti. Questa è un, quant'è, sedicesimo o ottavo di finale? Davide. Se è la Juve, normalità, è un ottavo, che devi vincere, ragazzi. Siamo contenti, ma siamo la Juve, che siamo tranquillamente, noi stiamo già pensando alla semifinale, ragazzi, ma chi cazzo ci pensa agli ottavi? Uno. Due, non è che io non sono contento, sono contentissimo, però non è che mi metto a fare i caroselli per strada perché ho vinto 6-1. No, sono semplicemente contento, ok? Va bene, Davide? So, grazie. No, prima stavo leggendo che adesso il problema per noi, invece di godere della vittoria, è di capire come far giocare i tre. Cioè, per ma dire, certo, no? Ma perché lo Juventino è così? Ma noi non siamo napoletani o milanisti o interisti, cioè milanisti già sono un po' come noi, ma noi non siamo come napoletani, interisti, fiorentini e romanisti, cioè che se vinciamo una partita siamo al settimo cielo, se la perdiamo stiamo nell'inferno. Noi vinciamo, siamo contenti e poi cerchiamo di capire come possiamo vincere la prossima. E lo Juventino, ma perché cerchiamo di capire come possiamo migliorare ancora. Bravo, e quindi mister e i martiri di crescita ci sono, i martiri di crescita ci sono. Non ho capito, scusa. I margini di crescita per la Juve ci sono, anche se ha fatto tanti punti nel girone d'andata. Se riusciamo ad avere un pelo più di coraggio, a sfruttare di più il nostro attacco, la Juve può ancora fare meglio nel girone di ritorno. Al suo compare Mister Noise, dico invece, appunto, che noi non è che vogliamo cambiare la squadra. A noi non ci interessa cambiare la squadra. Noi la vinciamo, se vinciamo, noi siamo contentissimi. Però, se ti esplode uno come Kenan Yıldız, e intanto allo stesso tempo c'hai Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, che non sono due della regionale, ma sono due che giocano, certo. Uno nella nazionale italiana, che c'è praticamente il giocatore più forte della nazionale italiana, e l'altro è uno dei più forti centravanti giovani d'Europa. Allora che fai? Dici no, vabbè, rimangono solo quei due, e semmai il Diz gioca, oppure gioca il Diz e Chiesa, vabbè, quando entra, cioè cerchi di capire. Certo. È il nostro ragionamento, ragazzi, cercate anche di farlo anche voi, non è una questione. Volevo rispondere, questo prima non so che hai messo in evidenza un messaggio a Spisa, la Chiesa ha giocato 4-3, giocava a destra, no? In nazionale, abbiamo vinto un europeo, ma io ho sottolineato, questo è importante, che giocare 4-3-3 con tre centrocampisti è un conto, giocare 3-4-3 è totalmente diverso con le tre punte, cioè sono due concetti di gioco offensivi comunque, perché tre davanti, ma è un po' diverso giocare con un destro a destra nel 3-4-3 e giocare con un destro a destra nel 4-3-3. Ci sono meccanismi diversi, perché si gioca con un interno col centrocampo a 3, invece col centrocampo a 4 hai dei movimenti diversi. Cioè la punta gioca molto più dentro al campo rispetto al 4-3-3. Quindi, ma comunque adesso non cambierà, a breve non cambierà. Ma ci sta, ecco, perché comunque la Juve sta facendo un percorso. Ci stiamo ragionando noi, Dino, ma non cambia. Esatto. Comunque la Juve sta facendo un ottimo percorso, ha fatto un ottimo girone d'andata. Adesso finiremo il girone d'andata domenica, vediamo a quanti punti lo finiremo. Comunque abbiamo già superato i punti degli altri anni, siamo in linea con i punti che fece Sarri, quindi è un ottimo girone d'andata. Ma secondo me la Juve può ancora migliorare, può ancora, se riesce a trovare il gol delle punte, avere un po' più di coraggio anche in campo tante volte, non abbassarsi subito. Accompagnare così anche un po' di più, cosa che oggi abbiamo fatto, spesso non la facciamo. Accompagniamo poco, rimaniamo a volte lunghi per non scoprirci, esageriamo con le preventive e ci allunghiamo tantissimo proprio per paura di sbilanciarci, però a volte lo allunghiamo il campo e quindi andiamo in difficoltà e siamo costretti a rintanarci in aria. Luca, voglio sentire un po' la tua su questo discorso. Ma io non credo che cambierà niente. Vai. Mi aspetto questa Juve da qui a molto, nel senso a questa stagione. Credo che comunque da questa idea di gioco non credo che si discosterà troppo. Allegri cercherà magari di sfruttare i cambi, lui lo dice sempre. Io ho 5 cambi, voglio sfruttarli al massimo, cercando comunque di cambiare la partita se è necessario. Ma lui gioca in 16, cioè appunto, quindi io credo che comunque lui rimanga, lui la pensa in 16, capito Luca?
Assolutamente, infatti io da questo punto di vista lui è molto bravo perché sa gestire bene i cambi. È ovvio che tutti noi vorremmo vedere qualcosa di diverso, vorremmo vedere magari un po' più di brio offensivo, di qualità, magari vedere insieme Ildiz e Chiesa insieme a supporto di una punta, quello sicuramente, però... Ma capiterà anche, dai. Sì, no, ma secondo me è una cosa che si può ragionare in prospettiva, ma non al momento, in quanto i risultati ci dicono che stai a meno 2 dall'Inter, che sei ai quarti di finale di Coppa Italia, e quindi credo che se la situazione va bene, cioè stiamo comunque performando. È vero che oggi la Salernitana ci ha dato una grossa mano, perché oggettivamente abbiamo visto in difficoltà anche nella fase difensiva, e ogni volta che andavi ad offendere comunque un'occasione si creava, questo bisogna riconoscerlo. Comunque la prestazione non eccelsa dei campani, però credo che questo sia l'idea che porterà avanti Allegri, sperando magari, ecco, che ci sia un atteggiamento, dicevate benissimo voi, un atteggiamento magari diverso, perché quando fai il gol magari vai a fare il secondo, non aspetti magari il contropiede, o comunque li difendi, perché dobbiamo anche cambiare questa mentalità e dobbiamo anche dare spazio a questa vivacità dei giovani, che comunque ti portano sempre dei benefici, perché oggi oggettivamente tutti hanno performato, parte un po' Illing che sicuramente è stato un po' deludente, però devo dire che comunque il complesso della squadra ha risposto. Anche Milik non mi è piaciuto tanto. Ecco, bravo. A proposito di Milik, volevo andare anche da Omar a parlare un po' di questo giocatore, no? Perché Milik, noi diciamo sempre che quando subentra a gara in corso è un giocatore, ma quando inizia poi da titolare invece non dà niente in campo, Omar. Non so te come lo vedi, Milik. No, vabbè, no, adesso non sarei così tranchant, cioè niente, no. È stato un po' in ombra rispetto ad altri, obiettivamente, appunto, come si diceva, l'avversario era un po' più abbordabile, quindi magari mi aspetto che il centravanti un gol lo faccia. Il gol di Rugani nasce da un suo bel colpo di testa che il portiere para, insomma, non è che non abbia fatto proprio niente, anche in un paio di altre occasioni ha fatto discretamente sponda, però non è apparso tantissimo, ecco. Forse poteva essere un po' più attivo, forse poteva essere un po' più propositivo. In generale io ho una buona opinione di Milik, nel senso che secondo me è uno che sa giocare a calcio, è uno che conosce il calcio, sa giocare a calcio, sa che movimenti deve fare un centravanti a seconda delle circostanze. Stasera obiettivamente sì, un po' in ombra rispetto ad altre, rispetto a una partita in cui fai 6 gol e tu sei il centravanti titolare e non ne fai neanche uno, quindi un pochettino in ombra sì, non sarei proprio così decisamente negativo, ecco, sulla sua prestazione. Però forse è meglio quando entra, no? Che deve tenere palla, che spara la porta, riesce a prendere quei falli. Ciao mister. Ciao mister, ciao. Buonasera. Ciao. Ah, può darsi che sia un po' più, cioè che in questa fase della sua carriera sia forse un po' più il suo ruolo, non ho idea, nel senso che avrei bisogno più all'alta fine, dai. Controprove. Però è uno che sa giocare a pallone sicuramente, cioè non starei tanto a focalizzarmi troppo sul fatto che sia stato un po' in ombra stasera. Sì. E Mary, io darei la parola al mister per sentire un po' che tipo di partita ha visto, che diciamo, noi già commentiamo da un po', ma lui ci dice sempre qualcosa di diverso. Saluto solo un attimo l'amico Enrico Pennino, che ci segue sempre. Ciao Enrico, vai, ciao, vai Enrico. Mister. No, ho visto dei giovani forti che si sono anche divertiti, hanno fatto divertire perché la partita era iniziata in salita e quindi poteva creare dei problemi, invece hanno giocato veramente, veramente bene. È stato un piacere vedere la partita stasera, senza grandi tatticismi, i vecchi molto presi nella, vecchi per modo di dire, perché poi parliamo di Locatelli, Chiesa, Rabiot, cioè voglio dire gente di 20, al massimo hanno 28, 29 anni, 27, 20, 26, quindi però molto concentrati
E i giovani stasera hanno una marcia in più. Sono contento per Miretti, che ha fatto un gol pesante, perché poi dopo la partita si è messa bene, però non solo il gol, ha giocato bene. Ti devo dire, davvero bello, un bello spettacolo, divertente, giocate lineari, sembrava tutto facile. Poi sicuramente la Salernitana di stasera non è una squadra super, questo bisogna dirlo, ma non bisogna sminuire la prestazione di questi ragazzi, no? Il plus va lentificio, sì, per far vedere altri giovani, no? di grande valore. Anche Nonge, come è entrato, si vede subito che pare, io lo seguivo dalla primavera, si vede che è un giocatore che ha grande qualità. Poi l'ha detto Allegri, bisogna un po' disciplinarlo, ma ha grande qualità. Poi c'è un giocatore che sta crescendo partita dopo partita, secondo me, che è Cambiaso. Mamma mia, è vero. Bravo. Bravissimo. Fa sempre la cosa giusta. E Milik è un giocatore che io penso che Milik, se non si fosse fatto la doppia rottura del crociato nel momento un po' top della sua carriera, sarebbe potuto diventare uno delle 5 punte più forti d'Europa, perché sa veramente giocare a calcio. Gli manca l'esplosività, portato anche dagli infortuni, non è quello, ma sa veramente giocare a calcio come terzo attaccante, come attaccante di riserva. Secondo me non c'è nessuno che ha uno come lui. Poi Ildiz, ragazzi, fa, poi magari sarà anche un momento tra virgolette magico, no? È giovane, si segna in qualunque modo, però lui fa diventare semplice le cose difficili, ragazzi. E poi è sempre posizionato bene. Però mister, lo vedi quando uno è forte, lui è forte. Ti piazza i tunnel con una facilità enorme, rientra col no, veramente. Ragazzi, vi saluto che devo andare. Ciao Tiro, grazie. Ciao. 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 Ciao, ciao. Ne rivado anche io, perché devo ancora cenare, sto in giro da vai, vabbè. Buon appetito allora. Grazie. Ciao Franz. Ciao, 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 ciao. Sì, la nota negativa forse stasera un po' Ealing, però anche, sai, sono partite... Peccato però Ealing, ci aspettavamo tutti un po' qualcosina, no? Sì, non bisogna neanche... Sì, io... Su Ealing voglio sentire il mister, sono curioso. No, tu sai cosa penso, no Gianluca? Io ti ho sempre detto che Ealing di tutti è quello che mi convince di meno, no? Perché... Sì, lo so. Ne abbiamo parlato in privato, ma non che penso che non sia forte, però a me è quello che convince di meno. Ma a livello di tecnica o a livello di testa? Secondo me è molto, ma molto anarchico. Non sai mai quello che lui fa. C'è la volta che gli arriva la palla e lui la mette, poi la stessa palla dopo invece rientra e cerca il dribbling, e la terza palla indietro, e la terza palla uguale lui la dà indietro. Non è di... Io lo trovo un po' anarchico, grande, grande corsa, grande prestanza. Però se mi dicessi... Qualcuno come Letty Dark dice, se non gioca mai, non sarà mai pronto. E ho capito, però nella Juventus... Magari sa che deve essere allora, venduto. No, ma oggi ho visto che tra l'arbitro non abita distante da me, il che è interessante, anche se non è della Juventus... C'è un'intervista di Alciato a Lentini. Se mi capita di vederla, è interessante. E Lentini dice, io dopo l'incidente è stata colpa mia, perché ho mollato, perché non riuscivo a reggere la pressione della concorrenza e ho preferito andare all'Atalanta. Esatto. Al Milan, lui che era non c'era nessuno. Lui era nel Milan, quello stellare, e dice, io non ce l'ho con nessuno e che avevo bisogno di giocare, ma al Milan non era possibile, perché o giocavi strabene o non giocavi. Cioè queste squadre qua, Juventus, Milan, Inter, sono squadre che non ti possono aspettare. Cioè tu la partita buona, poi quella meno buona, poi quella di nuovo più buona, poi meno buona,
Però, per esempio, il caso di Locatelli gioca sempre, ha giocato tantissime partite molto male, certo. E poi dopo è andato meglio. Ma cioè, io su questo non sono d'accordo. Forse è più fortunato per il ruolo che fa, mister, perché ma Locatelli non siamo stati perché non ce n'abbiamo un altro. Ma io non sono d'accordo su Locatelli, perché Locatelli è uno che quando gioca male gioca a 5 e mezzo, perché fa sempre un gran lavoro in fase di non possesso. Io oggi veramente la partita era quella che era, ma Locatelli, guarda, oggi l'ho guardato proprio, sfottevo un po' Frank con i messaggi privati, Frank Bianconero, no? Che sia, ma dovrebbe entrare, gli ho detto di entrare, vediamo se... Sì, no, che lei ha scritto, mi sa che non ce la fa stasera, Gianni. Però Locatelli, secondo me è troppo, troppo criticato. È un giocatore che dà sempre il 100%, poi a volte gioca meglio, a volte... Però inizio campionato, mister, dai, qualche partita l'ha fatta così così, sì, dai. Si è ripreso nelle ultime. In fase di impostazione, sì, può e deve migliorare. Lui fa una barriera davanti alla difesa, ragazzi. Se noi prendiamo pochissimi gol, è anche merito di Locatelli, perché lì davanti... E anche con la Roma ha fatto tanto, no, in zona difesa. Assolutamente, assolutamente. Lui copre benissimo la zona di passaggio degli avversari ed è difficile che lui faccia passare dei filtranti, quindi io su Locatelli sono sicuramente un suo estimatore. Poi se mi dite ma noi eravamo abituati a Vidal, eravamo abituati a Chiedira, ok, allora sì, mi arrendo, cioè, però chi vive sperando muore. No. Sì, Omar, su Locatelli cosa ci dici? Ha ragione il mister? Ma diciamo che, come dire, sono abbastanza d'accordo sul fatto di dire che una partita da 4 di Locatelli non me la ricordo. Ecco, questo è fondamentale, no? Cioè la cosa che fa un po' la differenza è che Locatelli è comunque uno che ha una storia, no? Quindi secondo me è uno che si è conquistato la Juve, è venuto la Juve, si è a parte che vabbè, al fatto di essere tifoso, ma quello conta fino a un certo punto, ma ha fatto un tot di partite bene, altre le ha fatte male, all'inizio di quest'anno non troppo bene, eccetera eccetera. Comunque non è la stessa cosa di un ragazzo come Ealing che deve ancora conquistarsi tutto, no? Cioè Locatelli uno status ce l'ha e sappiamo che è un giocatore di un certo livello. Ealing è un'altra roba, no? È uno che deve ancora dimostrare tutto. Stasera gli hanno dato una delle possibilità e non se l'è giocata benissimo, no? Tutti quando si pensa a Ealing abbiamo in mente quei 20 minuti con il Benfica, no? Dell'anno scorso a Lisbona, lì se l'era giocata benissimo, aveva fatto bene, quest'anno un po' meno bene per adesso, e se magari sai, ci sono tante variabili, forse tu dicevi, Mary, forse sa che deve essere venduto, sa che deve andare via, sì, sì. Ci sono tante cose che sai, nella testa di un ragazzo così giovane possono incidere, e quindi al momento probabilmente se non ha tante chance perché forse non se le neanche guadagnate. D'altro canto, come dicevo prima, non mi sento di dire che siccome oggi ha giocato male è da bocciare, ecco, c'è cioè uno che potrà meritarsi altre possibilità, però al momento non bene. Oggi obiettivamente è stato quello meno brillante di tutti, no? I giocatori in campo. È così, non ne farei un dramma, però si prende atto anche, appunto, come si diceva prima, che se il mister non lo fa giocare con tanta frequenza, probabilmente non, cioè, lo fa a ragion veduta. Ragazzi, vi saluto, buonanotte. Ciao Luca, grazie. Grazie mille. Ciao. Mister, ti fanno una domanda, un'analisi sulla possibilità di giocare con Ilvic trequartista dietro le due punte. Tu eri in vacanza perché ormai sei più in vacanza che altro, devo dire. Ormai sì. Io poi, ciao. Però io lo sto lanciando un pochettino in ogni diretta che facciamo. Mi piacerebbe vedere Vlahovic con Chiesa e Ildiz dietro di lui. Però bisogna dare tempo al tempo. Probabilmente Allegri
non pensa che la squadra non sia ancora pronta a fare questo modulo. Però sarebbe bello, perché avresti tanta qualità lì davanti, tanta gente che salta l'uomo, e sarebbe interessante da vedere. Tu mister Ildiz lo vedi come trequartista? Cioè non sarebbe un po' depotenziato in zona gol magari? No, anche perché lui nella primavera ha giocato addirittura da interno di centrocampo. Non sempre, ma ha fatto anche le presenze lì. Quindi un pochettino che parta un po' defilato, un po' a cercare il palle e poi si butta nello spazio. Secondo me lo potrebbe fare bene, però sono parole al vento, bisogna allenarli. Cioè, no, certo, se certo. Non lo fa, ci sarà un motivo. Probabilmente non vuole anche esagerare a mettere troppa pressione. Per me piano piano lo farà, no? Un po' più con cautela. Però adesso come seconda punta, lui come seconda punta, e lì poi nasce una polemica, perché io dicevo che se proprio bisognasse fare un sacrificio e bisognasse vendere qualcuno tra Ildiz e Chiesa, io venderei Chiesa, perché certo, qualche anno in più, e soprattutto come seconda punta, secondo me lui un po' è l'unico giocatore che questo modulo penalizza un po'. Certo. È l'unico giocatore, no? Che questo modulo... Ecco Frank. Ciao Frank, abbiamo fatto il bar di Mister Gatto. Ciao Frank. Ciao Omar, piacere tantissimo. Ciao Mary. Ciao ragazzi. Frank, volevo farti la sorpresa, ma non mi funzionano. Mi hanno regalato le cuffie, ma non ho l'attacco giusto per l'iPad. Ah, col microfono. Il microfono. Comunque, vai, Mister. No, vai. Ti dicevo... ragazzi, sotto hanno lavorato benissimo in questi anni, bisogna dirlo. Sì. Assolutamente sì. Frank, cosa ci dici dopo questo 6-1? Ci siamo divertiti, serata tranquilla, finalmente una serata partita, non già con un paio di calendari venuti giù dopo due minuti, diciamo, dopo un minuto, poi fortunatamente ci siamo rilassati. Quello che stava dicendo il mister è bello, quello che stiamo vedendo è bello, parlo dei ragazzi, il 23 ragazzi del settore giovanile hanno esordito con la Juve negli ultimi tre anni, da quando è nata, diciamo, questa cosa di portarli anche in prima squadra, sono dei bei numeri. Poi vediamo, oggi è stato divertente, oggi è stato tutto troppo bello, perciò io resto sempre un po' divertito, ma... resto sempre un po' coperto, diciamo, mi metto sempre spalle al muro perché non si sa mai. Resto sempre un po'... Aspettiamo domenica, Frank, poi, no? Quello... Beh, diciamo che il campionato ovviamente cambia, abbiamo visto anche Milan-Cagliari più o meno la stessa cosa, il Cagliari come se non fosse sceso in campo, perciò è stata una partita bella da vedere. Io sono per esempio un appassionato di Nonge, oggi è entrato e mi ha fatto piacere. Un altro giocatore che potrebbe essere importante fra qualche tempo. Mi sono divertito, abbiamo fatto dei bei gol, si sono divertiti loro, perché in campo si vedeva che sono divertiti, cambiasso bene. Io dico che ogni tanto ci vogliono queste serate, passarle proprio in... Sono tre anni che le passiamo sempre. Ah, veramente, dopo tre anni, ragazzi, ci vuole ogni tanto. Ogni tanto qualche serata così ci... Siamo sempre arrabbiati. Siamo sempre arrabbiati. Beh, o arrabbiati o quanto meno preoccupati durante la partita, sì. Stasera. Beh, sì, dai, ma soprattutto la reazione che ha avuto la Juve dopo il gol che ha preso, no? Da subito ha reagito, quindi è lì che si è visto. Ecco, ragazzi, io quest'anno vedo, a differenza degli altri anni, un gruppo, che per me fa la differenza. Siamo più squadra, ma ora secondo me cresce là. Cresce la consapevolezza, no? Il crederci, più passano partite, più le vinci, più questo crea, più c'è questo bruciare dall'altra parte che parlano giocatori ogni due minuti, più cresce questa cosa qui. C'è anche da dire, non so se Omar, te, mister, siete d'accordo,
che anche le partite dove abbiamo vinto 1-0, le ultime 4-5, è una Juve diversa da quella di Firenze o Milano, una Juve che costruisce di più, si vede qualcosina in più, è un po' diversa. Poi non facciamo tantissimi gol tranne oggi, però l'importante è che i giocatori ci credono. Noi, come si dice, con loro ci credono, noi tifosi li appoggiamo il loro credo, li stiamo dietro, li appoggiamo da quel punto di vista. Io sono uno, sapete, che non ci crede allo scudetto e non piazzava la Juve in questo momento, in questa posizione. Se dovesse succedere un piccolo, chiamiamolo, miracolo sportivo, stiamo parlando sempre di calcio, perciò niente di che, sarei contento. Però, come hai detto tu, si fa una corsa in più per l'altro, si lotta un po' di più, c'è sempre una reazione. Questi sono dettagli per ricominciare a crescere, no? Per aprire un ciclo, per prendere giocatori magari un po' più esperti, forti, però si cresce crescendo dall'interno, no mister? Cioè si cresce dall'interno, poi si costruisce, perché tu se non hai gruppo puoi avere anche 10 messi, intanto comincia ad essere squadra, gruppo. Sono contento per UEA, io UEA anche l'ultima partita ho detto non so ancora cos'è, magari anche questo gol, questo culo di gol, questo bellissimo gol che ha fatto, perché lui dalla distanza calcia bene, sono contento per UEA. Io te l'avevo detto che con la Roma mi era piaciuto, e che l'avevo visto in pure oggi ci vogliono i segnali stradali, da andare verso la porta della Salernitana andava verso Perina, ogni tanto sbagliava la direzione, scherzo, quello ce l'abbiamo, ogni tanto ce l'ha quel dribbling che passa dal destro, però a passo e uno oggi cosa vogliono dire? Comunque a me piace tantissimo Cambiaso, ragazzi, lo continuerò a dire, ma proprio anche come grinta, cioè non ha paura di niente questo ragazzo in campo, sembra già esperto. È uno che sa giocare a calcio, anche lui, cioè tecnicamente è bravo Cambiaso, cioè è uno che gli dà del tuo al pallone, non è così. Destro-sinistro, Omar, cioè lui dribbla verso il destro, verso il sinistro. Non so se avete parlato, Mary, mi permetto di dire. Della prestazione di Ealing, nel senso, non so se avete parlato della prestazione di Ealing, non per dire se ha fatto bene o male, perché sotto gli occhi di tutti che è quello che ha fatto meno bene, diciamo, degli altri, non è che ci vuole granché. Però anche lì, a prescindere dall'allenatore, quando un allenatore Ildiz lo mette subito titolare, e il junior anche dopo 5-6 mesi fa fatica, no, a trovare la titolarità, una partita titolare, c'è sempre un motivo secondo gli occhi di chi lo guarda tutti i giorni. Cioè nessun allenatore è, come si dice, masochista, che dice sei forte, mi stai dimostrando, ti tengo fuori 6 mesi. Perciò diciamo che, come ha fatto Ildiz, che ha sfruttato l'occasione, come fece Fagioli, che sfruttò l'occasione a Lecce, come lui oggi per il momento non ha sfruttato la prestazione che gli è stata concessa, anche tecnicamente ha fatto delle cose un po' orribilanti rispetto alle sue qualità. Perciò io quello che voglio dire è, senza pregiudizi, che gli allenatori, quando prendono decisioni per il bene della squadra, possono sbagliare, però in questo momento Kostic non è quello dell'anno scorso, ma ti dà più garanzie. Cambiaso è un giocatore ormai punto fermo, perciò si fa più fatica. Ildiz è un'ira di Dio, perciò di che stiamo parlando. Sì, certo. Assolutamente. Questo l'avevamo abbastanza rimarcato. Se Allegri non lo metteva, cioè stasera abbiamo avuto un po' una riprova, no? Al netto del fatto che, appunto, si diceva non è che vada bocciato Tucur, no? Cioè, nel senso, gli si daranno delle altre possibilità, però. No, sono d'accordo. Assolutamente. Un altro, diciamo. Un'altra promozione questa sera io la do a Rugani. Mi è piaciuto molto Rugani. No, Frank, davvero, non sto scherzando. Io lo metterei titolare al posto di Danilo. Tu, siccome io sono uno brutto, non mi segui, io sto dicendo con questa difesa qua, io ho sempre detto che tatticamente Rugani è il giocatore difensivamente più intelligente tatticamente che abbiamo. Oggi sul 4-1 Danilo fa un'uscita sciagurata a centrocampo di testa, Rugani già era dietro di lui a fare la marcatura preventiva, il pallone prende lui. Questo è segnale che è un giocatore che c'è ed è intelligente. Poi, quando ha giocato lui, abbiamo sofferto meno anche i tiri dalla sua parte, al posto di ultimamente. Questi sono fatti, nel senso, poi, come si dice sempre, il campo dimostra, poi va in campo e tu dimostri,
e Rugani ha dimostrato. Rugani ha una sconfitta in un anno, da tutte le partite che ha giocato titolare ha soltanto una sconfitta, sì, al 93esimo col Napoli, se non sbaglio, gol di Raspadori, perciò qualcosa vorrà significare. E nelle ultime partite, a parte l'ultima con la Roma, da quando è rientrato Danilo e uscito Rugani, abbiamo sempre preso gol, eh? Preso gol, però. Non, due da quella parte. Mister, cosa ci dici su Rugani, Danilo? Faresti aspetta, mo devo scuotere il mister. Su Locatelli non ha detto niente oggi il mister, che ha giocato con Kasaimi, Ciacciascimi, non ha detto niente su Locatelli oggi il mister. Oggi sembrava Busquets. Sembrava Busquets. Tutto dove c'era la palla c'era Locatelli. Davanti alla difesa non passava neanche uno spillo. Sono d'accordo. Sì. Solo che bisogna veramente, sto Locatelli è troppo criticato. Io dico che sta diventando un bel centrocampista. Poi può fare di più, ha fatto anche un paio di aperture belle oggi. Questo è quando è entrato il 47, già Suola, Passettino, così. Sì, 47. Ma Suola, Passettino contano poco, se poi la dai agli altri. Suola, Passettino vanno bene per quando giochi te a calcetto, a calciotto. Quello lì va bene, Suola e Passettino. In caso bisogna forchette. Andare... Ora è piatta e forchetta, quale calcetto, calciotto, le piatta e forchetta, finito il calcio, calcetto. Comunque, l'impressione è che Danilo sia ancora giù di forma, ragazzi. Anche oggi ha fatto due o tre cose. Perché io non ho capito dal campo se su Gatti hanno fatto fallo sul gol o no. Non l'ho capito. No, non l'hanno fatto, mister. Abbiamo rivisto il video. A me non sembrava, sinceramente. No, dal campo non si è capito. Cioè, sembrava fallo, ma non hai il replay, no? Quindi, non lo so. Frank, non era fallo su Gatti? No, assolutamente. No, fatto, mister. Allora ha fatto una fesseria grossa. Davvero? Sì. Però poi Gatti, soprattutto dopo, si è ripreso e ha fatto un'ottima partita. Davvero invece non mi sembra in gran condizione, ha provato a combinarne un paio. Sì, pur non essendo particolarmente sollecitato oggi, però sì, ha provato, io anche con la Roma non mi ha fatto impazzire. Mister, sai secondo me perché? Perché si vuole prendere la briga di fare un po', come si dice, troppo, a volte anche tipo play, no, dietro, si prende la briga di fare un po' delle cose in più rispetto a quello che deve fare. Ecco perché dico, Rugani quando è in difficoltà prende la palla, la butta sulla tribuna, va sul sicuro. Io dico sempre, il giocatore che riconosce i suoi limiti è un giocatore forte, perché non va oltre quelle che sono le sue possibilità. E Rugani è un giocatore di lettura, è un giocatore, e il problema è un altro, che fai fatica, uno che è il capitano, negli spogliatoi ci sono gerarchie, ci sono, che è prendere la scelta, dire Danilo ti siedi, perché Rugani in questo momento sta meglio di te, puoi togliere, come si dice, puoi andare un po' a togliere qualche equilibrio, diciamo, anche all'interno. Poi i sudamericani sono un po' particolari, perciò meglio che le vinciamo 2-1, 3-2, 4-1, così stiamo tutti più tranquilli. Ciao Gianluca. Ciao Frank, ben arrivato. No, però diciamo si può in questo momento, secondo me, ma penso che lo farà Allegri, dare qualche partita a Rugani e meno a Gatti. Io, diciamo, il problema di Gatti, secondo me, allora a me Gatti piace di più quando avanza e aiuta l'azione d'attacco, a me convince molto, diciamo, come difensore che si sa sganciare. Diciamo, mi convince meno nelle cose tecniche proprio strette di difesa. E oggi lui ha fatto un errore, molti dicono, vabbè, è entrato un po' così con la testa svagata, sì, forse, probabilmente, non lo so, però ha fatto proprio un errore anche tecnico di difesa, capito? Cioè, quello di dare la palla, intanto salutiamo anche il grande gatto di Termise, diciamo, a proposito di gatti, e diciamo, ha dato la palla in un modo che un difensore è difficile che dia, credo. Cioè, proprio un errore tecnico, Frank, errore tecnico di un difensore. Non solo un errore di sbadataggine, capisci? Dobbiamo sempre dire che Danilo gioca sempre a sinistra, lui che è un destro, che è stato sempre un difensore nei quattro come terzino, la postura per certo è diversa, nel senso ci sono degli alibi, ci sono dei motivi, no? Ecco perché ho detto anche sul mercato,
io devo prendere un difensore di piede sinistro come braccetto, nel senso uno che sappia uscire con la palla, col mancino, perché si fa fatica a volte, perché siamo tutti col destro e i difensori tecnicamente già parti da una base che non sono fenomeni, diciamo, con i piedi, e Danilo sta soffrendo un po' di più. È anche vero che si sopperisce perché sta facendo una stagione fantastica a Bremer e no, succede qualche volta. Ecco, ecco, stasera soprattutto all'inizio si vedeva che veramente Bremer è in questa Juve imprescindibile, perché lasciamo stare, lasciamo stare che poi abbiamo vinto 6-1, però io l'ho visto con la Roma, cioè lo vedi proprio che ha una forza fisica spaventosa. È veramente arrembante e cattivo, ma nel modo giusto, non cattivo, non stupido come qualcuno che poi lui fa falli, mai falli antisportivi, non fa, vedi che viene anche ammonito poco fortunatamente, perché per un difensore, e per un difensore che deve, con le sue caratteristiche, è uno che sicuramente prende poche squalifiche, quindi non tanta roba. E quest'anno vedi la differenza anche tra capire il primo anno, devi capire la Juve e poi diventi un giocatore della Juve, no? Perché la maglia Juventus è più pesante di quasi tutte le maglie, cioè di ci tutte le maglie del... per capire, per alcuni che magari non hanno mai vissuto il mondo Juve, che non sanno, diciamo, paradossalmente un tifoso saprebbe capire il mondo Juve meglio di un giocatore. Ma che arriva da un'altra società. Gianlu, tu prendi il Ealing oggi, no? Ha fatto una brutta partita, obiettivamente ha fatto una brutta partita, ma se giocasse in una squadra di centro classifica, magari fra tre giorni gioca bene, questa partita non se la ricorda nessuno. Esatto, invece bravo. Domenica lui si siederà in panchina perché non ha convinto, e quindi automaticamente nella gente monta un po' la bocciatura di Ealing. Sì, è vero. Siamo portati troppo facilmente a bocciare o a esaltare, no? Mentre invece ci vuole grande con i giovani. Per esempio, se oggi Ealing faceva la partita che fece a Siviglia, che poi perdemmo, però era a Siviglia, insomma, a Lisbona con Benfica fece benissimo, scusate, fece benissimo, e magari l'idea su Ealing era completamente diversa oggi, questo c'è da dire. No, io questo, quello che dice Iori, io non so se l'ho detto bene, penso di sì. Il problema, e l'abbiamo sempre detto in altre live, è che ora comincia ad avere una forma la società, che c'è il direttore area tecnica che fa il direttore, c'è l'allenatore, c'è comunque un presidente, un amministratore delegato che devono guardare anche i conti, quella roba lì, però in campo siamo coperti, perché per esempio l'atteggiamento della notizia che stiamo leggendo, poi bisogna vedere come andrà a finire, che Yusen, dopo averti detto che devi andare a Frosinone, tu vai a Frosinone anche se ti vuole la Roma, se no resti qui, questi sono atteggiamenti che comincia ad essere una società di nuovo forte, credibile, dirigente. Sta andando così, Frank, sta andando così o andrà alla Roma? No, secondo me va a Frosinone o rimane alla Juve. Beh, sì, perché poi con Angelozzi, no, perché poi con Angelozzi è un tipo particolare, nel senso, poi, capito, anche i rapporti, poi vai anche a venir meno, perché poi ti può dare un giocatore interessante, giovane, più il Frosinone che la Roma, no? Anche nei rapporti a livello dirigenziale, poi magari per il ragazzo è normale che la Roma fa l'Europa League, indica parte per la Coppa d'Africa, perciò magari gioca anche titolare, no? Nella Roma, però se tu dai una parola è giusto che Giunto li faccia, no, questo peso è di questa cosa. Diciamo che il discorso con la Roma è molto più rischioso, e quando c'è un rischio però c'è anche una parte positiva, Frank, nel senso che, diciamo, con la Roma lui potrebbe giocare partite più importanti e quindi fa una tempra più. Giallo, scusami, vi saluto, devo andare. Ciao ragazzi, ci vediamo domenica. Ciao. Ciao, ciao. Appunto quattro gatti, grazie di tutto Mary, grazie. Ciao. Continuiamo noi quattro gatti per ancora un quarto d'ora. Però Yusen Giallo mi sa perché c'ha già la stoffa anche, cioè nel senso, anche lì ci sono ancora i livelli, no? Cioè, Idiz, Yusen, sono giocatori che sono già con la testa a quello che vogliono fare in futuro, no? Magari, secondo me, il fatto del Frosinone, che difende magari a campo più largo, no? Ci sono anche delle caratteristiche che magari lo mandano lì. A me piace il fatto di Frosinone. E ripeto,
lavorare con Mourinho è sicuramente interessante, perché ora poi viene denigrato un allenatore vincente, un allenatore che si mette nella testa, un allenatore che ti indica. Però se va a Frosinone è meglio, proprio per non rovinare i rapporti, perché magari il Frosinone ti fa da serbatoio, no? Tu quest'anno ne mandati tre, ne stai mandando quattro, l'anno prossimo magari mandi Nonge e un altro a fare un altro anno in Serie A, è tutta una... Se no Angelotti, quella è la testa dura, Angelotti ti manda a quel paese subito, purtroppo. No, 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 ma è chiaro, certo. Chiaramente ne ha altri tre, quindi diciamo comunque al Frosinone noi abbiamo dato tanto, cioè il Frosinone veramente, ragazzi, io diciamo, a parte che ci vivo vicino e so com'è, però sì, quando sono andato a vedere la partita Frosinone-Juve, i tifosi del Frosinone hanno tutti la maglia di Sulé, cioè Sulé, se non era, se eravamo noi a darglielo è col cavolo. Quindi diciamo Angelozzi, sì, va bene. No, il punto della Roma, poi Frank è un altro anche, e non so che ne pensate voi, diciamo, vi chiedo anche la vostra idea, può essere anche quello che magari con la Roma poi tu hai magari un vantaggio su qualche giocatore che puoi comprare. Questi sono dei favori che si fanno, capito? Quindi diciamo con Mourinho magari tieni un certo tipo di rapporto, che Friedkin... questo però, diciamo, secondo me comunque vai a rafforzare una squadra che comunque può fare un secondo parte dell'anno in maniera più positiva con visione in campo. Non lo so che ne pensate, mister. Guarda, io sinceramente ne abbiamo parlato ieri sera con Frank, no? In questo momento sì, questa squadra da rinforzare non è facilissimo, no? Perché tu prendi o veramente un campione, e a sì, gennaio è difficile trovare il campione, no? Sai, difficilmente sono, sì, c'è stato un anno che abbiamo trovato Davids, ma in tanti anni è uno dei pochi casi, no, che il giocatore che veramente arriva a gennaio e ti cambia completamente, cioè ti cambia completamente, ti dà un giocatore straordinario. E il pericolo è di prendere qualcuno tra virgolette normale che blocca la crescita di questi talenti, perché questi talenti, ragazzi, questi hanno sono tutti ragazzi che hanno veramente la possibilità di fare una gran carriera. Se n'è andato anche Garro, poco per volta spariamo tutti, esatto. E tu cosa ne pensate, Omar e Frank, di questo? Ma per la situazione di Huijsen in particolare, non lo so, cioè nel senso, la variabile fondamentale è che si tratti di prestito secco senza nessun diritto, nessuna opzione, nessun tipo di cosa. Poi, oggi come oggi, che vada alla Roma o che vada al Frosinone, cioè la Roma oggi ha tanto bisogno di un centrale perché non ne ha, quindi probabilmente giocherebbe anche lì. Il Frosinone forse, cioè alla Roma giocherebbe a un livello un pochettino, magari un pochettino più alto, magari potrebbe fare già anche qualche partita in Europa, insomma, quindi forse come esperienza personale sarebbe un filino meglio. Bisogna solo accertarsi che in questa campagna acquisti invernale la Roma non prenda un altro paio di centrali o un altro centrale e che poi lui vada a fare il terzo e quindi... cioè vada di nuovo a fare la panchina, certo, e fare gli spezzoni alla Roma, perché in quel caso lì per la sua crescita non serve a niente, allora è meglio andare al Frosinone a quel punto. Però per me l'unica cosa fondamentale è che nessuno abbia nessun diritto per poter acquistare la Roma, perché quello è l'unica cosa che mi lascerebbe come dire perplesso, ecco. Per il resto poi una destinazione o l'altra, purché giochi, secondo me non è. Anche perché a me personalmente è già un piccolo rimpianto, adesso senza esagerare, perché poi, ma è già un piccolo rimpianto Dragusin. Sì, un po' sì. Perché sta facendo una stagione importante. Io lo sto ho visto 4-5 partite del Genova e devo dire che lui è cresciuto a livello fisico, è diventato veramente molto ma molto forte. Ha un grande stacco di testa, è pericoloso anche sui calci d'angolo avversari, avete visto che con la Juventus lo cercavano costantemente nelle posizioni quelli del Genova, ha fatto gol all'Inter, è un giocatore che
però mister, è vero, è vero, perché non abbiamo tenuto la recompra, nel senso che poi qualche errore lo farai sempre, perché tu ne stai mandando una migliata di 50. No, dico, se ogni 5 anni abbiamo 2-3 rimpianti va benissimo, vuol dire che stiamo, la società continua a lavorare bene. Lui era un po' macchinoso, ma ha lavorato, ora copre tanto campo, è diventato anche veloce, fisicamente prepotente da quel punto di vista. Sta in una squadra dove le sue caratteristiche vengono fuori, no? Nel senso, poi anche lì è sempre da vedere. Ti ricordi che a volte si diceva addirittura che De Winter sembrava meglio, no? di Dragusin, invece sempre la crescita che si sia bloccata De Winter, anche lì più che altro sono le cifre, no? Che ci hanno fatto un po' storcere, cioè 4 milioni se non sbaglio, 5 soltanto per Dragusin, mezzo più qualcosina di bonus se si verificavano delle cose, e va via a 30. Sarebbe come Romero, no? Che l'abbiamo presa da 18 per l'Atalanta, l'ha venduta a 50, 55, 58. E a noi ci dicono che facciamo plusvalenze. No, ma io voglio sapere, mulattieri... Mister, solo 10. Un secondo, porta avanti tu per un secondo, mi devo assentare, solo un attimo, prego Frank. Sì, Casadei, 20 milioni. Ora, se la Juve domani dice, si sveglia Elkan e dice, senti, io devo vendere tutti i pezzi pregiati perché basta, non devo far soldi. Mette Yıldız sul mercato. Se il paragone è Pizzaioli 7 milioni, Casadei 20 milioni, Yıldız, gol in nazionale sotto l'incrocio, prima presenza con la Juve, dribbling, mezza a tre gol, oggi con la Roma grandissima partita, oggi gol da 30 metri, dribbling, tunnel, tutte quelle cose là. Quanto potrebbe valere, secondo Acerbi, il commercialista della Juve, dell'Inter e della TGC? Cioè, se il suo amico Casadei è costato 20 milioni con zero presenze in prima squadra, Yıldız oggi dovrebbe stare intorno ai 600-700 milioni, se vogliamo fare un paragone a quello che si fa in campo. Perché questo è il problema. Omar, cioè, la cosa che mi fa arrabbiare è che si è sbagliato, no? Ci sono stati fatti errori dalle società. Però i nostri giocatori sono a giocare dove sono stati mandati e stanno giocando, no? E qualcuno viene fuori, tipo Dragusin. Dragusin è una di indagini per plusvalenza fittizia, Dragusin, ora lo vogliono comprare a 30 milioni. Cioè, io queste cose mi fanno un po' andare in, diciamo, in bestia. Come per esempio sono contento per Carnevali, che voleva aiutare gli amici a giugno, magari poi vuole essere aiutato lui a maggio che va in Serie B. Queste sono cose che a me sportivamente mi fanno un po' godere. qualche mese fa un giornalista fenomenale che tutti apprezziamo e che vive in un paese straniero scriveva che la Juve continua a fare questi trucchetti e metteva proprio come esempio Dragusin Cambiaso come scambio di plusvalenze fittizie, cioè vabbè, lasciamo stare, che queste robe qua mi fanno solo innervosire. Comunque effettivamente, come dice il mister, è un piccolo rimpianto Dragusin. Era per dire che quando tu hai a che fare con giocatori, non era assolutamente una critica, era per dire che quando tu hai a che fare con giocatori giovani, c'è chi cresce prima e chi cresce un po' in ritardo e magari diventa più forte di quello che è cresciuto prima. Io ne ho visti tantissimi di questi casi, no? Di giocatori che sono sbocciati un pochettino dopo rispetto ad altri, ma poi li hanno raggiunti e superati. Quindi non bisogna lavoro difficile, non bisogna bocciare. Oggi ho visto e sono contento perché ultimamente l'ho criticato prima Miretti fare veramente le cose da centrocampista. Poi ripeto, la partita è sempre quello, ma l'ho visto contro squadre meglio scarse giocare male e oggi invece ha giocato bene. Ma ha giocato bene reggendo il contrasto fisico, mettendo concettualmente qualità come mezzala, esatto. Fatto un bel gol. No, io di qualità. Mister, tu sai che è un lavoro che mi piacerebbe, ma è difficile, no? Cioè, quello ancora più bravo è quello che riesce a capire quello che hai detto tu, no? Quello che è già pronto domani o quello pronto fra 2 anni, che è un lavoro veramente difficile. Io per esempio sono dell'idea che Miretti, che oggi ha fatto una bellissima partita, ha allungato la squadra, difendeva, ha dato 1-2, oggi è stato bravissimo, non gli si può dire nulla, si alzava la palla, poteva fare anche la doppietta lì al primo tempo che l'ha buttata la sotterra. Io per esempio sono uno che, così, per sport, diciamo, parlando tra di noi,
dico che se dovesse fare un anno in Serie A titolare fisso, che sia Frosinone, Sassuolo, non lo so, un Udinese, così, secondo me li può far solo che bene, perché come hai detto tu, non devi fare più quell'errore di mandarlo via per 5 milioni, no? Perché lo mandi via per 5 milioni, ma tenerlo sotto controllo e vedere questo in un anno come su lei, Barrenacea, questa roba qui. Però oggi ha fatto bene. Il problema, mister, è che se oggi ha fatto bene, gli vengono i dubbi alla società se il centrocampista poi serve sul mercato. Io avrei voluto che facesse meno bene, perché magari uno lo prendevano, egoisticamente parlando. Io dico che loro non prenderanno nessuno e io appoggio abbastanza, questa corrente di pensiero. La visione. Io sì, perché ripeto, o troviamo veramente un super, ma è difficile trovare un super a gennaio, o se no anche gli equilibri dello spogliatoio, gli equilibri della squadra. In questo momento sono perfetti, no? D'accordo. Poi, insomma, se i risultati vogliono dire qualcosa, no, cioè, non ci si può lamentare. È ovvio che tu dici, vabbè, magari alzi un po' il livello e riesci ad andartela a giocare con l'Inter. Però devi trovarlo uno che ti alza il livello. Cioè, non prenderei uno che viene qua per fare 6 mesi per andare a Inter. Quelle sono cose che lasciavo fare all'Inter, ecco, ma non, certo. Già l'anno scorso ne abbiamo fatte qualcuno. Viste, ma quelli li prendiamo, Zielinski, e li prendiamo pure Giallo Diallo, il difensore centrale che avevano chiuso già loro, perché c'è sempre, alla fine dei conti, c'è sempre una differenza, c'è chi ce l'ha l'Arjua e chi non ce l'ha, chi ce l'ha a parole, chi ce l'ha poi a fatti, perché ora noi possiamo dire Omar, no, tu lo sai meglio di noi, e noi possiamo dire quello che vogliamo, gli errori sono stati enormi, è così. Sentivo ieri anche Iacaccia, no, su una TV locale con uno dell'Inter, sì, ho capito, ma noi i nostri errori, cioè la società, gli azionisti, chi li ha messi, sono intervenuti, cioè è possibile che le rotture di palle, cioè questi fanno mercato senza avere un azionista che ripiange. Cioè io voglio capire questa cosa qua, faccio fatica. Poi loro possono comprare chi vogliono. C'è possibile che io sento a fare operazioni a debito, non riesco a capire. Anch'io anche, mi sentite? Esatto. Sì, Gianlu. Continuerò, ho un problema, continuerò senza video se non vi dispiace. Ma vabbè, non è che sei così bello da che ci manca. Non ci dispiace, ma dai. No, Gianlu, più che altro il problema è che io ne ho ancora per poco, perché sono veramente... Sì, no, 5 minuti andiamo via tutti. Sì, ma dai. Sono mezzanotte e 17, a mezzanotte e mezza chiudiamo. Dai, io direi di andare proprio, visto che abbiamo un po' sviscerato tante cose, no? Abbiamo dette, però a questo punto, mister, quello che mi sembra che è uscito tanto in questa live di oggi è il discorso tattico dell'attacco, che poi è legato anche un po' a quello della difesa, no? Quindi praticamente un attimo, allora a tre davanti per forza, se c'è il Diz e c'è Chiesa, e poi continuare a tre dietro se diciamo a questo punto si può fare la difesa a 4 e quindi portare tre davanti, mister? E portare, cioè se si fa la difesa a 3 si può fare 3-4-2-1 con Chiesa e il Diz dietro a Vlahovic. Secondo me è un tentativo che si potrebbe fare. Fai la linea di mediana 4, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso o Kostic, uno dei, poi tanto bisogna avere tutti, il Chiesa, Vlahovic, sei meno forte in fase di non possesso, ma quando hai la palla hai sempre gente che ti può creare la superiorità. A me piacerebbe vederlo, ma poi magari la provi e la bocci. Posso fare una domanda? Il nostro amico, un attimo, Frank, poi ti do subito la parola. House of Scars dice: dai, Garro, le situazioni di gioco si devono preparare. Ma secondo voi Allegri non le sta preparando in allenamento? Secondo me le sta preparando, e come? Comunque, prego, Frank. Sì, sicuro. No, chiedevo al mister tatticamente, no? Il 3-4-2-1, sì. E come li imposti con McKennie? McKennie come esterno destro? Sì. Dei quattro?
Sì. Perciò ho cambiato Kostic fuori, McKennie ho cambiato con McKennie e Kostic. Cioè, McKennie in questo momento secondo me sempre, poi cambiato i costi se si giocano una maglia, perché adesso non sputerei troppo addosso a costi, cioè no, non ma vabbè, anche quest'anno 4-5 artici ce li ha, qualcosina ha fatto, quindi secondo me è un tentativo che andrebbe fatto, perché tu vedi che anche oggi Chiesa le cose migliori le ha fatte quando parte da sinistra, c'è poco da fare, andate a vedere l'assist a Cambiaso sul gol di Miretti, lo fa partendo a sinistra, lui centralmente ha meno spazi, anche se ha fatto una gran giocata con tiro da fuori area, però lui vede che ama proprio andare sull'esterno, e quindi è un po' un peccato, cioè è l'unico giocatore che è penalizzato dal modulo. Beh, però ti faccio un'altra domanda, poi non parlo più, però i due dietro l'attaccante amano tutti e due stare a sinistra, no? Cioè Ildiz e Chiesa sono due che amano più stare sulla sinistra, diciamo, dal punto di vista... Anche lì si fa fatica. Oggi ha detto Allegri che Ildiz a partite in corso può essere... Perché è un giocatore intelligente, le squadre sono un po' scarse, lui è un giocatore molto acuto, no? Ha detto queste cose perché tu sai come ragiona, no? Avere i cambi, spacca partita, avere il modo di giocare in 90 minuti con 16 uomini, no? Quelle cose là. Mister, ma tu... Se sei Allegri con questi risultati, parlo con questi numeri più che il gioco, con questi numeri cambieresti? Cioè rischieresti di cambiare nonostante i risultati, diciamo le vittorie, la classifica? Dall'inizio no. Però inizierei magari a provare a partita in corso. Poi c'è da dire un'altra cosa, che secondo me se acquisiamo potenziale davanti, diventiamo più e riusciamo a farlo bene, diventiamo più pericolosi in proiezione di poter vincere lo scudetto. Esatto, quello è. Comunque, ragazzi, quello che si diceva prima, anche Omar, quello che si diceva prima è che in un certo punto la difesa a tre può essere abbandonata, in che senso? Nel senso che Allegri si fida a cercare una coppia centrale, e quindi Bremer con Lugani o con un altro. È possibile leggere del mister? Secondo me non quest'anno sicuramente. Infatti, è quello che penso. Cioè, il cambiamento più grosso in una squadra è quando giochi a tre o giochi a quattro, perché cambiano proprio dei concetti tra difesa tre e la difesa quattro. Non è, mentre davanti se giochi a due o se giochi a tre, comunque è più facile da provare, è più facile da digerire. In difesa ci sono dei momenti, dei movimenti, soprattutto quelli dei braccetti e soprattutto quelli dei quinti, che in questo caso diventerebbero i quarti, perché almeno uno, che non sono facili da... Esatto. Cambia molto. Però Cambiaso può fare il terzino destro o il terzino sinistro. Cioè, questo voglio dire. Da terzino, secondo me, il terzino sinistro, perché il terzino destro, quello che parte dall'inizio, col piede invertito, soprattutto il mancino, il destro sì, ma non mi chiedere perché, ma è così. Ma mancini che giocano terzini destri, nella storia non ne ricordo. No, non ne ricordo proprio di forti, se non è per qualche partita. Mentre invece destri che hanno giocato bene a sinistra, ce ne sono tanti. Ne ha avute anche la Juventus, D'Ambrotta. Ha avuto ai tempi Claudio Gentile quando giocava a terzino a sinistra prima che arrivasse Cabrini, che era mentre invece da quinto, che dove quindi fai anche sei più offensivo e entri dentro il campo, vai anche alla conclusione, il piede invertito va benissimo. Da esterno basso non è una quattro, cosa a quattro, poi c'è il problema che devi tenere la linea, cioè ci sono tante cose che devi, rispetto a quando sei un quinto, che devi saper fare non è detto che tu lo riesca a fare così improvvisandolo in corso di stagione, ecco. Allora ragazzi, ultimo, sono mezzanotte e 24, ci dobbiamo salutare perché insomma siamo tutti un po' fra malatici, arrivati dallo stadio, gente così. però io vi chiedo il solito giro veloce, che voi sapete che quando conduco io mi piace chiudere così. Ditemi
i due nomi dei giocatori che voi dalla formazione della Juve non togliereste mai. Due, veloci. Mister. Bremer e Rabiot in questo momento. Beh. Uguale. Io avrei detto gli stessi, diciamo che dico Bremer e Vlahovic perché voglio dare fiducia a Dusan, ma però, anche per me sono Bremer e Rabiot. Come a me piace chiudere in bellezza, perciò mettere un po' di pepe, abbiamo fatto 6 gol, ma quello più facile a 3 metri dalla porta non l'abbiamo fatto. E l'ha sbagliato Vlahovic, perché non ho visto questa azione. Non lo so, sei giusto per dire. Allora, io su Vlahovic la penso come Omar, quindi io... sto scherzando, ragazzi. Ma Franco non ha torto, però diciamo, anche Yıldız sull'autogol ha sbagliato un gol, ragazzi. Però... Esatto, poi ci sono i momenti, gli episodi. E quello gli è andato dentro lo stesso. Io dico Rabiot e Vlahovic, anche io. No, perché qui c'è vicina mia figlia che è piccola e non posso far vedere in diretta, perciò sono senza video, ora ve lo svelo, però insomma lei mi ha detto di sì con la testa, quindi va bene così. Allora quasi fermano tutti gli orologi, ha ragione lei, senza un bel di tutto. Ragazzi, grazie di tutto, ci vediamo al prossimo post, che sarà di nuovo con la Salernitana, domenica, speriamo con, diciamo, un po' le stesse situazioni di fine partita. Dai. Grazie a Frank, grazie a Omar, grazie al mister come sempre, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie a voi. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, fino alla fine. Buonanotte a tutti. Buonanotte alla chat. Ciao ragazzi, ciao. Vi lascio perché sono cotto.